Gina sotto shock. Trascorrono 100 secondi e Chevanton se ne va sulla sinistra, spazianti. Il numero in aria su Mesto e il diagonale perfetto che vale il raddoppio. E la grande gioia per l'attaccante uruguaiano, anche se Joirie e Batistuta, lo ricorderete, con la bandierina erano davvero più delicati. Ottavo gol stagionale per Chevanton e al quarto la squadra di Delio Rossi fa ammutolire quella di Camolese. Ecco qui. Gara di esulta. I tanti cambi non mutano il volto della partita. Al 36esimo Mesto ferma così Chevanton in aria e Rodomonti assegna il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Chevanton. Berardi intuisce, respinge l'attaccante, poi spreca ancora. Più nulla fino al termine, Lecce si impone per 3-1, ma al rientro in spogliatoio tensione tra Chevanton e Baiocco. Attimi convulsi prima che i nervi si placchino, fortunatamente, nulla di grave. Dal Granillo è tutto, microfono e telecamera, nuovamente per te, Paola Ferrari.